dice allora, lo sposa se e solo e quando, no? Avrò finito di tessere la tela, bravissimi. Ecco, allora che faceva? Sta tela, siccome la si è fatta furba, dice, allora io di giorno la faccio, di notte la sguascio, no? C'è qualcuno che non è della zona, per caso, alzate, perché io traduco. Di dov'è? Attenzione. La Madonna, svizzero, adesso posso capire, Milano, svizzero, di che cantone? Ticino, e beh, allora dai, ci capiamo, dai. Ok, se era tedesco già, ecco, ma insomma, come ci sei capitato qui? Per colpa della fidanzata? Vedi, allora, non è solo mio, poretto, dalla Germania ci è venuto, figuriamo. Si è piato una vecchia italiana senza soldi, figura di l'amore, quello che può fare. E insomma, dice, contenti, vabbè. La morale qual è? Io tutta questa storia ve l'ho raccontata perché c'è una morale. La morale è... no? Tipico detto della zona, come si chiama il ticinese? Franz. Erg. Che era la bomba di benzina? Che... come si chiama? Aspetta che non ho capito. Come... Erni, attenzione, vabbè, no, puretto, che c'è adesso? E allora, no, mica, adesso non gli ho detto che la bomba di benzina, boh, adesso stava pensando, beh. Ad ogni modo, la morale è, no, la morale, non defida del lupo che mangia l'erba, si dice a Macerata, non so se avete presente, significa, perché il lupo che fa normalmente, no? Mangia l'erba, quindi, zitto zitto, prima o poi, tengula, no? Detto così proprio in francese, si capisce, no? Bravissima. Quindi, le acchechette, come si dice, ma non solo le donne, anche gli uomini, per carità. Meglio non vi dasse mai perché, insomma, alla fine, teria la botta, ma insomma. Comunque, per concludere questa piccola parentesi così romantica, alle donne, quando gliene è capitate, voglio dire, no? Nella storia, porete. L'epoca delle crociate, qui abbiamo degli esimi professori, che faceva? Siccome già all'epoca si fidavano molto delle mogli, no? Gli uomini. Che faceva prima di partire? Ecco, per sicurezza io gliela metto un po', no? La cintura di castità, esiste anche in Svizzera, se è vista qualche volta. Ecco, però io lo dico, adesso io qui non c'è scritto, però mi sono chiesta, che io sono tipo curioso, no? Qui si susse crociate, in genere uno si immagina la crociata tipo, che ne so, quindi Mel Gibson, no? Che si scutula tutti, che si butta, io, oh, io partimo, porco, con la bestemmia, eh? E c'è, se muce uno con anno, quelli con il culo di fuori, eh? No, il film, lo ricordate? Non è che c'aveva un zainetto, che ne so, un marsupietto, no? Per mettere la chiave. Se la perdia. Cioè, ti sei chiesto mai? Adesso è una curiosità mia, eh? Non è... Pensa alla poretta. Adesso qui non c'è scritto, però... O no? Per dire... E soprattutto, ecco, io... Beh, minimo all'igiene, uno pensa all'igiene, no? Anche se voleva fare un bidet per la cocca, come faceva, voglio dire, no? O no? Gli si rugginea tutto, voglio dire, non è carino, insomma, la signora. Poi, adesso io non è perché, ma se per caso, non so, io adesso qui non c'è scritto, ma se gli teneva, che ne so, una scoreggina, no? Gli faceva quel suono metallico, tipo neanche Jimi Hendrix quando faceva le sbissatine, ma insomma, per carità. E se, e ancora, poi concludo, se per caso, più via, eccola, è partita. Se c'era un temporale... Li fulmini, che succede? E va bene, io faceva la parafulmine, poretta, per carità, comunque non importa, dai, allora...